Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgio Fede, mi presento, sono da venerdì 19 il candidato sindaco individuato dalla lista del Movimento 5 Stelle di San Benedetto e volevo prendere questa occasione per farmi conoscere, ma soprattutto per diffondere le idee e i valori del 5 Stelle. Noi quest'anno per le amministrative del 2016 ci presenteremo, veniamo da un'esperienza di opposizione negli ultimi 5 anni in cui siamo stati con un solo consigliere che ringrazio per il lavoro svolto, la maggiore forza di opposizione di San Benedetto. Diciamo che da oggi, dalle prossime votazioni, auspichiamo di cessare il ruolo di opposizione per essere una forza propositiva di governo, per dare un apporto migliorativo alla città di San Benedetto del Tronto. Noi ci presentiamo con le nostre idee, con i nostri contenuti e siamo a disposizione e ci offriamo per il lavoro per questa città che noi amiamo e pertanto colgo l'occasione per invitare tutti i sanbenedettesi ad esserci vicini, a seguirci e adesso ci presenteremo alla città con il nostro programma. In questi mesi abbiamo lavorato al programma che verrà diffuso fra la gente, quindi partiranno da breve una serie di incontri in cui ci confronteremo soprattutto per ascoltare i desideri e le necessità dei nostri concittadini, per presentare le nostre proposte e per poterle migliorare con il loro contributo. Quindi questo sarà un percorso lungo che ci porterà fino alle prossime amministrative e invito tutti i cittadini a rispolverare la tessera elettorale, soprattutto a quelli che fino ad oggi l'hanno tenuta sepolta in un cassetto. Questa sarà l'occasione per poter dare una svolta di cambiamento, spero senza presunzione, noi riteniamo di essere l'unica forza che si appresta a queste votazioni innovativa, per cui se chiunque richiede e ritiene che bisogna dare una svolta, che non bisogna mandare l'orologio indietro di 10, 15, 25 anni, perché tale è l'attività e l'esperienza dei nostri competitori, e quindi chi pensa di essere stato insoddisfatto dall'operato di queste persone sappia che da noi avrà un supporto per cambiare la politica e migliorare San Benedetto. E diciamo, chi ritiene che le cose non siano andate bene, noi siamo l'alternativa e secondo me siamo l'unica alternativa. Abbiamo delle ottime opportunità, non dobbiamo sprecarle, quindi ci impegneremo in questo percorso con la forza di tutti quanti. Quello che è il nostro valore principale sarà la partecipazione ed è quella che è mancata in tutti questi anni, per cui noi la dovremo diffondere, la dovremo promuovere, la dovremo migliorare. Quindi il confronto e l'ascolto sarà la prima serie, il primo obiettivo. La sincerità sarà il secondo, perché non si può andare più avanti con le promesse che poi puntualmente vengono proposte in campagna elettorale e per gli anni successivi non vengono attuate. Quindi una seria e pacata analisi delle risorse, una valutazione delle necessità e dei bisogni e l'attuazione con una grande partecipazione di idee. E a questo percorso tutti sono invitati. Oltretutto cercheremo di convogliare e di far venire a noi tutte le migliori idee e anche le migliori persone, perché siamo consapevoli che noi abbiamo le nostre e sono ottime, ma le vogliamo confrontare e chiediamo anche l'aiuto, perché non basta dare la delega in bianco, bisogna dare un contributo. Io in questi giorni ho rispolverato un'immagine che è quella delle vecchie barche di San Benedetto, delle foto in bianco e nero, in cui l'imbarcazione magari è incagliata, insabbiata, la dobbiamo tirare fuori da questo stato e per fare questo lavoro dobbiamo farlo insieme, quindi ognuno si prenda il suo capo della cima e comincia a tirare con noi in una direzione per riportare San Benedetto a navigare ai livelli e alle qualità a cui è abituata. Questa è una cosa che dobbiamo avere come obbligo ed è un impegno che deve prendersi ciascun sanbenedettese in questo percorso, per cui vi invitiamo, cercheremo anche delle persone competenti e qualificate oltre quelle che sono già presenti al nostro interno, perché la verità e l'impegno non deve essere solo il nostro ma deve essere di tutto. Questa è la promessa che io faccio a voi sanbenedettesi con il gruppo del Movimento 5 Stelle, per cui noi abbiamo queste idee, metteteci alla prova. Ci proponiamo come forza di ristrutturazione di questa città e lo faremo insieme. Per cui vi ringrazio e vi aspetto, seguiteci nei nostri impegni che vi verranno comunicati a breve. Noi siamo presenti sul sito Movimento 5 Stelle SBT, abbiamo una pagina Facebook per comunicare e poi tanti nuovi strumenti che stiamo approntando a breve. Grazie e vi aspettiamo tutti quanti.